tornata la luce. Tornati a questa pseudo-normalità che non ho mai avuto, ecco. Allora, il perché della candelina? È semplice, il 20 giugno del 2009 caricavo il mio primo video qui su YouTube, che vi consiglio caldamente di non andare a vedere. E cosa dire di quest'anno qui su YouTube? È indescrivibile davvero perché io non avrei mai immaginato che un'esperienza simile potesse darmi tanto dal punto di vista umano. Mi ha fatto davvero conoscere tantissime persone, mi ha dato tante soddisfazioni, mi ha entusiasmato, mi ha proprio diciamo, mi ha coinvolto, ecco, non pensavo che potesse coinvolgermi così tanto. Spesso sento dire che YouTube non è la vita reale è un'altra. Io non condivido, io dico che YouTube fa parte della mia vita reale, è parte della mia vita reale, ecco, io non ho mai separato le due cose, quindi quando ho un rapporto con voi, quando parlo con voi, quando scambio una qualsiasi pensiero, un qualsiasi video con voi, per me, io non ho a che fare con persone virtuali, ma ho a che fare con persone reali e mi comporto come mi comporterei nella vita reale. Ecco, quindi davvero non vi ho mai considerato dei numeri, dei semplici iscritti, siete, degli amici, tanti amici che ho avuto la possibilità di conoscere qui grazie a YouTube. Ecco, YouTube è il mezzo, però, alla fine si tratta pur sempre di vite. Io ho conosciuto tantissime persone, con tanti di voi ho instaurato bellissimi rapporti e diciamo avrei voluto festeggiare questo primo anno qui su YouTube in maniera diversa, magari organizzando un incontro, magari incontrandovi, ecco, però purtroppo in questo periodo non mi è possibile, è un periodo un po' caldo per tanti motivi. Quindi inevitabilmente diciamo, il sistema più semplice resta un giveaway, un modo per ringraziarvi di tutto quello che avete fatto per me, perché davvero avete fatto sempre tanto. Non è un giveaway per accaparrare iscritti, non è un giveaway subdolo, no, è un modo, cioè io vorrei ringraziarvi dandovi qualcosa, ognuno di voi qualche piccola cosa, però mi è impossibile, quindi la maniera più equa per diciamo, per festeggiare, tra virgolette, con voi con un piccolissimo regalo è proprio quello di sorteggiare, quindi in modo che nessuno ci rimanga male, ecco, perché poi se dovessi scegliere io non sarei in grado, motivo per cui non faccio concorsi, perché davvero non sarei in grado di scegliere e finirei per andare in crisi, quindi. I regali saranno dei regali molto umili, ma d'altronde lo sapete, saranno delle cose che mi avrete visto usare, quindi io non ho mai usato cose, diciamo, molto facoltose e saranno molto umili anche i miei regali. Ve li passo a far vedere. Allora, tutto è all'interno di questa pochette della H&M, molto carina, mi è piaciuta subito dall'abbinamento dei colori, è molto particolare. Allora, essendo il mio un canale di nail art, non potevo non inserire almeno qualche piccolo oggettino, ecco, per la nail art, e ho optato per questo smalto della Kiko, che è il numero 293, che ho anch'io, e che tra l'altro è tra i miei preferiti, me l'avete visto usare tantissime volte, e una lima in vetro, che è di quelle che utilizzo, cioè non è quella che utilizzo, le utilizzo simili, ecco. Poi c'è qui uno specchiettino della H&M, questo qui con doppio specchio. C'è qualche ditata, però davvero non saprei come toccarlo diversamente. Ci sono due gloss della Elf,
che sono il Pink Kiss e il Lars de Latte. Questi qui non sono assolutamente aperti, mancano dello scatolino in cartone solo perché sono quelli che arrivavano con le spese di spedizioni gratis, ma sono qui ancora sigillati, non li ho mai usati. Poi vabbè, questa è una cavolata. Voi mi avevate chiesto dove avessi acquistato queste veline, questo velcro per tenere su alzati i capelli quando ci si trucca. Ecco, aspettate, mettiamola bene. Se dobbiamo renderci ridicole, facciamolo bene. Ecco, e quindi ho preso anche una coppia di questo velcro per voi. Poi c'è un bracciale infimo di quelli lì che facevo io, e che spero di riprendere a fare anche se il tempo non c'è. E infine due pezzi forti, se così vogliamo dire, sono un rossetto della NYX, questo è il Mars, numero 605. Non è il mio, non preoccupatevi, questo è nuovo, l'ho preso apposta per il concorso. E infine c'è questo ombretto minerale della Minerals Will Work For You, che è un full size del numero 018. Non ricordo adesso il corrispondente in neve make-up, ma ve lo scriverò in una nuvoletta. Non ricordo qual è il nome, comunque 018. E mi sembra di non essermi dimenticata di nulla. Ecco, qui rimettiamo tutto. Ecco i vostri premi. La vostra pochette arriverà a casa così da voi. Vi ho detto, non è nulla di entusiasmante, è giusto un simbolo per ringraziarvi. Altra cosa che volevo dirvi, io credo che riuscirò a fare l'estrazione in maniera abbastanza chiara e lineare, cioè ho provato a registrare con il programma che diciamo mostra passaggio per passaggio le fasi del sorteggio e così via, solo che per 3 volte mi ha bloccato tutto il computer, quindi non so, dovrò provare a farlo sul computer di mio fratello, vedrò. Comunque cercherò di mostrare l'estrazione in modo che sia tutto lineare. Qualora non dovessi riuscirci, spero che mi crediate sulla parola, però davvero io farò del mio meglio. Che dirvi? Mi sembra. Ah, ecco, cosa dovete fare? Beh, lasciare un commento, scrivete ciò che volete. Un solo commento a testa. Regole non ce ne sono. Una regola è l'iscrizione al mio canale, ma proprio perché questo è un modo per ringraziare i miei iscritti. E stop. Non ho dimenticato nulla, mi sembra almeno. Poi nel caso aggiungerò qualche nota. Davvero, io sono strafelicissima. Io vi ringrazio tanto, voi non riuscite nemmeno a immaginare quanto sia stato curativo per me questo canale qui su YouTube. Stop. Vi abbraccio davvero con tanto immenso affetto. Alla prossima. Ciao.